da parte di Matteo Amici e Live Sport Academy si scende in campo tra Atletico Santa Marinella e Sorate, accompagnate ora dal direttore di gara Pietro Patriarca della sezione di Viterbo. Scendono per salutare il pubblico sul terreno di gioco dell'Ivano Fronti di Santa Marinella. Atletico Santa Marinella in maglia bianca e Sorate in maglia nera. Arriva ora toccare il primo pallone della gara, il Santa Marinella attaccherà da destra verso sinistra, viceversa per il Sorate che gira ora in pressione. Si prepara Italiano con il mancino! Che gol! Stefano Italiano, che gol magnifico! Si candida anche per la Top of the Weekend di Live Sport Academy. Sotto l'incrocio al cross dentro, palla con il destro ad uscire, ci ha provato Benedetti di testa, non è deviato però verso la porta avversaria, è riuscito solo a regalare il pallone al Santa Marinella, ma solo per un attimo. Ancora Benedetti con caparbietà, mette palla dentro, Montefoschi non ci arriva e poi la parata da parte di Di Marco praticamente con il viso, resta ora a terra, intervento super anche se involontario da parte dell'estremo difensore che è riuscito a coprire lo specchio della porta. Chiude il controllo verso il centro del campo e cambia verso Di Polito, prova a salire il numero 2. Ancora Di Polito ritorna nel centro del campo, scambia con l'ottima triangolazione, poi il tocco sotto di Montefoschi, poco da fare, arriva il salvataggio sulla linea ma palla che resta ancora in zona d'attacco, quindi Di Polito, tocco troppo lungo per Caprioli, ha avuto l'occasione per il raddoppio il Sorate al 38esimo di gioco. Toccato l'inserimento il numero 7 al posto di Montefoschi, che dolorante, si tocca ancora la schiena e si accascia sulla tre quarti, ma si continua a giocare con il Santa Marinella che attacca sulla corsia di destra, cercato il tunnel da parte di Vaitovic, ancora il numero 9, poi mette palla dentro verso Martini e compagni. Peveri con il mancino, super l'intervento da parte di Fallini a salvare i suoi al 40esimo di gioco. Intanto bisogna mettere fuori il pallone con Montefoschi che è rimasto a terra. Cronometro, palla messa dentro per Vaitovic, non ci arriva il numero 9, prova a raccogliere d'Italiano la seconda palla e a calciarla più lontano che può, non colpisce al meglio, arriva intanto il duplice fischio del signor Patriarca, tutti a riposo sul risultato di 1-0 per il Sorate. L'inizio in contemporanea della seconda frazione di gioco. Si prepara Patriarca al fischio che arriva. Adesso entrato sulla sinistra Nistor. Sì, scusate, sulla destra Nistor. Fianco a Fastella, quindi linea difensiva fortificata per i padroni di casa. Viene arginato tranquillamente dalla retroguardia, liberati. Zona laterale del campo, prova a proteggere dall'attacco avversario, se la cava bene anche con il tacco girando da Peveri, cambio di gioco da sotterra, arriva qui Toma sul pallone che intercetta e prova a sfruttare la situazione di contro tre, da uno sguardo alla porta, ha cercato l'Eurogol da centrocampo il numero 17 Toma, che qui però ha messo alto sopra la traversa. Caldo anche secondo tempo che ha fatto scendere l'intensità della partita. Adesso Caprioli in verticale verso De Santis, palla che rimbalza, esce a vuoto qua Di Marco e De Santis con la testa colleziona il quarto gol stagionale, arrivato da poco nella squadra biancorossa che mette 2-0 il risultato. Adesso cercato De Santis, prova a proteggere sulla linea di fondo il pallone, dà uno sguardo in mezzo, non trova compagni, poi in qualche modo Toma arriva sul pallone e palla che si spegne sul fondo, sul destro, un po' troppo masticato. Adesso palla giocata sulla sinistra, ancora Vaitovic, vuole lo scambio e trova Carlini, il neo entrato, numero 17, lavora bene il pallone, poi palla che arriva per Liberati e allora sigla il gol il Santa Marinella per i suoi a 90 secondi dal termine con il numero 14, ha siglato Liberati.
questo pallone. Ancora il numero 7 allargato per la salita di Loreti con il mancino. Parata di Di Marco che si distende e poi fa riprendere il gioco per i suoi. Attenzione alla palla riconquistata altissima con Toma. Out di destra, entra in area di rigore. Ancora il numero 17. Pal destro! Ancora una parata da parte di Di Marco. Giusto una manciata di secondi. Quindi liberati, palla in avanti, prova a proteggere. Arriva ora il triplice fischio da parte del signor Patriarca. Santa Marinella che perde in casa, quindi contro il Sorate, che adesso è a più 9 dal Real Campagnano ed è sempre più vicino a poter festeggiare la vittoria del girone. Bisogna ancora aspettare una giornata però. Grazie a tutti per averci seguito in questa domenica da parte di Matteo Amici e Live Sport Academy. Appuntamento a settimana prossima, dove il Sorate affronterà il Cesano in casa. Grazie a tutti per averci seguito.